Oggi cominciamo parlando di liberalizzazioni che qui in Italia vanno a passo di lumaca e a rimetterci sono i cittadini e le imprese. Uno studio di Banca Italia ha mostrato che la piena liberalizzazione del settore dei servizi consentirebbe una crescita nel lungo periodo dell'11% del prodotto interno lordo, dell'8% dell'occupazione e del 18% degli investimenti, mentre i salari reali salirebbero del 12%. Eppure qui in Italia al momento il tema sembra del tutto sparito dall'agenda politica ed economica. In questo momento mi pare ci stia concentrando su altri temi, insomma in particolare quelli delle riforme istituzionali, però in effetti occorre mantenere l'attenzione su dei temi che possono influire notevolmente nei prossimi mesi o anni sull'economia italiana, quindi naturalmente bene pensare alle riforme istituzionali, però anche un po' di attenzione a temi come quelli delle liberalizzazioni. In realtà si sta parlando di liberalizzazioni nel mercato del lavoro, nel senso che uno dei provvedimenti più importanti del governo Renzi dovrebbe essere proprio indirizzato al mercato del lavoro. Naturalmente occorre guardare però i dettagli per capire se, come nel caso della legge Fornero, poi di fatto di liberalizzazione non c'è traccia, ma anzi c'è un irrigidimento del mercato del lavoro oppure no. Se ne parla però per quanto concerne il mercato del lavoro e la burocrazia. La burocrazia che rappresenta uno dei principali ostacoli per le imprese. Al sistema paese costa nel complesso 30 miliardi l'anno, un peso enorme pari al 2% del prodotto interno lordo. Pensate, solo per gli adempimenti fiscali servono 269 ore l'anno, ovvero 34 giorni lavorativi. Non solo riformare la burocrazia naturalmente è buono di per sé, nel senso che snellisce tutti quei adempimenti che le imprese, i cittadini si trovano ad affrontare nel momento in cui hanno una relazione con le amministrazioni pubbliche, ma agire sulla burocrazia può allentare quei freni che gli apparati pubblici hanno messo negli anni nei confronti delle liberalizzazioni o di comunque riforme di sistema che in qualche modo potessero incidere sullo status quo. Tra le priorità rientrano anche i servizi pubblici locali, quelli erogati dai comuni. In Italia infatti è noto che questi servizi non vengano gestiti bene, né dal punto di vista dell'efficienza economica, né dal punto di vista della qualità. Sicuramente i servizi pubblici locali sono un settore che poi spesso e volentieri viene sottovalutato, anche perché ci sono migliaia di aziende pubbliche locali e quindi non abbiamo una percezione del settore come possiamo averla di servizi come quelli telefonici o come quelli energetici, dove magari ci sono poche grandi imprese, quindi immediatamente li identifichiamo come settori importanti. In realtà poi sommando le migliaia di imprese che compongono l'universo dei servizi pubblici locali abbiamo una parte importante in termini di fatturato economico, in termini di occupati, in termini di qualità della vita che riceviamo. Quindi sicuramente quello è un settore che è stato meno esposto di altri rispetto alla concorrenza, almeno in alcuni servizi, immagino ad esempio servizi pubblici locali, il settore dei rifiuti, ma tanti altri servizi che compongono comunque la nostra vita quotidiana.